E parliamo adesso di questo libro, che è il motivo per cui c'è anche qui con noi, Rabbia, Rent nell'originale, Rantolo. Io credo che riassumere la trama di Rabbia sia un'impresa a far venire la palla alla bocca, nel senso che tante sono le sottotrame, tanti sono gli intrecci di questo romanzo che possiamo soltanto tentare di accennare, di dare una vaga idea di che cos'è questo libro. E intanto, è già questo straordinario, è una biografia orale. Un qualcosa che però non sia mai stato fatto dal tempo del Vangelo, ma il Vangelo è stato codificato poi in libri apparentemente scritti da una stessa mano. È un libro in cui i protagonisti parlano, anche graficamente un libro strano, perché voi troverete le varie voci, i vari personaggi hanno piccoli capitoli che non necessariamente compongono un'unità, quell'unità da cui siamo abituati nel romanzo, per cui siamo abituati a un inizio, a uno svolgimento e a una fine, come nei compiti di classe, come un buon articolo, cosa che non si legge più nei giornali, ma dovrebbe essere così, dovrebbe avere dei personaggi, una trama e possibilmente un finale, cosa che nei libri peraltro manca, credo anche a causa della lettura dei suoi libri. Questo libro invece è un libro che non ha in realtà un inizio e una fine, come le conversazioni, come entrare nel mezzo di una conversazione tra più personaggi che parlano a loro volta e ricostruiscono la vita di un altro personaggio che in realtà potrebbe anche non esistere, non è necessario che esista. L'importante è quello che viene, che emerge. Già che ha detto prima, mentre stavamo facendo questa intervista con Fahrenheit, ha detto una cosa interessante, e cioè che parlando di questo personaggio, i personaggi parlano di se stessi. Dove attraverso il ritratto di questo Buster Rank Casey, in realtà avrete ritratto di N personaggi, sono tutti personaggi che si agitano lungo questa narrazione. Credo che questo corrisponda, poi magari glielo chiederò, a una poetica di Chuck. Se è vero che già in Invisible Motor, che era il suo primo romanzo, a pagina 14, trovate questo. Non vi aspettate che questa sia una di quelle storie che fanno e poi. Quello che succede qui avrà più un sapore da Fashion Magazine, un caos di Vogue o Glamour, con una pagina numerata ogni 2 o 5 o 3. Pagine con cartoncini profumati e donne nude che spuntano chissà da dove per vendere i cosmetici. Non cercate un indice, seppellito come nelle riviste, 20 pagine dopo la copertina. Non vi aspettate di trovare subito qualcosa. Non c'è nemmeno una struttura organizzata. Cominceranno delle storie e poi dopo 2 o 3 paragrafi vai a pagina tale, poi torna indietro. Ed è questo che mi ha fatto amare fin da subito, come scrittore, prima ancora che come lettore, il lavoro di Chuck. Se dovete pensare a Rabbia, al mondo di Rabbia, dovete pensare a un mondo pazzesco in cui l'umanità è divisa in due, ormai come nei libri di George Everwell, è divisa in due grandi categorie, quella dei diurni e quella dei notturni. Il mondo si è diviso non più orizzontalmente, non più spazialmente, ma temporalmente, perché c'è chi vive di giorno e c'è chi vive di notte. Ognuna di queste comunità ha sviluppato una sua cultura. Tra queste culture o subculture c'è quella del Fight Club, e qui c'è un... perché ha detto Fight Club, c'è un bellissimo aggancio col primo libro, col secondo libro, col primo libro pubblicato da Chuck. E poi c'è la cultura del party crashing. Cos'è il party crashing? Chi di voi è venuto qui in auto a Mantova? Alzi la mano? Parcheggiata di dietro di sorta, io sono entrato in zona traffico limitato e mi ha filmato con la telecamera, mi arriva la multa a casa. Però la giro agli organizzatori, non c'è problema. Allora, poniamo che una sera, per caso, siamo sotto Natale, voi andate a comprare un albero di Natale, lo legate sul tetto, più facile che capita in America, ma immaginiamo di essere in America, nella Middleton o in questa città senza nome in cui si svolge la vicenda di Ren. Voi caricate questo albero sulla macchina, uscite e non sapete che quello è il segnale, perché quella sera è il segnale del party crashing, cioè chiunque abbia un albero sul tetto della macchina è autorizzato a scontrarsi con altre macchine. Ed è un gioco di relazione, un gioco di società che in questo mondo descritto da Polanyi è una subcultura dei notturni. Immaginate poi il protagonista, Buster Rank Casey, che nasce in una piccola città come Middleton, una piccola città del Midwest americano, dove c'è un vento spaventoso che di notte vi scaraventa le cose fuori dalle vostre pattumiere e attende ai fili spinati, e già questo, provate a immaginare, cioè, quanti di noi vivono in case circondate da fili spinati? Per ora pochissime. In questa comunità invece il filo spinato che circonda le case finisce per essere un espositore di tutte le cose che normalmente voi nasconderete.
quindi gli assorbenti, mi scuso per i bambini, compreso i miei presenti in sala, assorbenti usati, preservativi, tutto quello che normalmente non vorreste si sapesse di voi. Eran Master Casey, secondo racconti di chi lo conosce, è in grado dall'odore di queste cose di sapere a chi appartiene. È in grado anche, annusandovi, di sapere che malattia avete, cosa avete mangiato una settimana prima. È un personaggio di per sé straordinario. Ora, io queste cose che vi dico di Master Casey non fanno parte della narrazione del libro, ma sono a sua volta una narrazione orale. Vi sto dicendo delle cose, vi sto parlando di un personaggio. Sacchi, nelle pagine di questo libro, lo fa in maniera meravigliosa e descrive non solo il personaggio, ma descrive anche l'America, descrive anche le persone che parlano. Io partirei proprio da questo libro, da Ren, e se l'avete letto vi renderete conto da soli che non gli ho reso abbastanza giustizia, per fare la prima domanda a Chuck. Ed è questa: la Middleton di Ren, la small town di quel racconto che ho letto su internet sull'11 settembre, e mettiamoci anche la small deal di Clark Kent, davvero l'America la vediamo dalla provincia? Non siamo abituati ad immaginare un'America urbana, l'America di New York, l'America di Los Angeles. Tu descrivi un'America che non spesso esce nei libri. È una scelta poetica, una... The small town in Rance is based on the small town where I was raised. And it was a small town in the desert, so it's just a very dirty, dry place in the middle of nowhere. And in America, writers tend to come from, they either come from academia or they come from journalism. And the writers that come from academia, from colleges, they have really beautiful language and they know how to use it very, very well. But they have very little life experience. So they tend to use this very beautiful language to write about somewhat simple, ordinary things. But people who come from journalism tend to have very simple, plain language, but they have enormous experience and they have an enormous exposure to people. And so they tend to write about very interesting things, but in a very plain, plain way. And so, I come from journalism, and my goal was to, in a way, write about very everyday things like soap, but to do so in a way that would reinvent these ordinary things so that they would be fresh again for people, and to talk about things that are parts of ordinary life, but are just typically not discussed, and to do so in a very plain way so that the language doesn't attract attention. Ma la Smallville, la Middleton, la piccola città di Rampia, è la mia cittadina di origine, che si trovava in mezzo al deserto, in un posto sperduto, un paesino molto sporco, dove l'aria era secca, proprio la cittadina sperduta. Ora, negli Stati Uniti, gli scrittori in genere o provengono dall'ambito accademico o dal giornalismo. E quelli che escono dal college con tanto di titoli accademici in genere hanno un linguaggio molto bello, molto fornito, e scrivono quindi molto molto bene, ma spesso manca l'esperienza del vissuto, della vita, quindi usano la lingua per parlare di cose banali. Chi ha invece una provenienza nell'ambito del giornalismo ha una lingua in genere, un linguaggio più secco, più scarno. Però c'è l'esposizione alla gente nel passato di questi scrittori, c'è una determinata esperienza. Pertanto chi esce dal giornalismo può scrivere di cose interessanti, ma con un linguaggio scarno. Io personalmente provengo dal giornalismo e quindi il mio intento era proprio quello di scrivere di cose di tutti i giorni, cose banali, apparentemente banali, come le saponette, reinventare questi oggetti in modo da dare loro una nuova freschezza, in modo che si possa parlare di cose che fanno parte del vissuto quotidiano di cui in genere non si parla. E volevo parlare di queste cose in maniera scarna, in modo che il linguaggio non divenisse fine a se stesso.